Avviato a Teramo con un vero e proprio evento celebrativo, l'apertura del tanto atteso cantiere per i lavori di abbattimento di Casa Salvoni e Palazzo Adamoli, i due palazzi che incombono sul teatro romano di Interamnia e che fino ad oggi ne hanno impedito qualsiasi intervento di riqualificazione. Grande soddisfazione dell'amministrazione comunale e di tutte le associazioni cittadine che in questi anni hanno dato il loro contributo di idee e sollecitazioni per l'inizio dei lavori propedeutici alla valorizzazione e al riuso del teatro romano. Di fatto è un sogno. In alcune fasi di questi anni sembrava essere diventato anche un incubo perché la procedura si era incagliata. Ecco, noi in pochi anni siamo riusciti a sbloccare la procedura, approvare il progetto preliminare, il progetto esecutivo definitivo, arrivare alla demolizione, coprire l'integrale intervento dell'opera con il contributo del Ministero per il Sud e del Commissario Legnini con il CIS e raggiungere questo obiettivo straordinario. Rimuovere questi palazzi significa liberare il teatro, riscoprirlo e restituirlo nella sua piena rifunzionalizzazione alla città, ma io direi non solo alla città di Teramo. Direi a tutta la comunità teramana e a tutte le istituzioni regionali, perché si tratta del bene archeologico più importante della regione Abruzzo e attraverso questo intervento avviamo la riconsegna al futuro di un bene identitario e che quindi è anche segno di rinascita, di rilancio in un quadro più ampio, in un pezzo di centro storico che è al momento già oggetto di una rigenerazione complessiva, se pensiamo all'intervento del Mercato Coperto, la ricostruzione del Braga, una città che è già profondamente diversa nel percorso che si sta mettendo in campo. Il recupero del teatro restituisce anche dignità. Anche per rispondere alla tua domanda, alle tante battaglie, alle tante iniziative che sono state messe in campo in questi anni e che hanno tenuto vivo questo intervento. Ecco, quindi oggi non posso che accogliere con gioia, con felicità questo momento che anche per la fase storica che stiamo vivendo costituisce veramente una luce che proietta la nostra città verso un futuro che deve essere necessariamente più degno del suo ruolo di città capoluogo. Oggi stiamo cercando con fatica di restituirlo, con tante difficoltà, e oggi scriviamo un pezzo importante della storia della città di Teramo, ma che si proietta verso il futuro.